Ciao, benvenuti ad un'edizione breve e limitata di Weird Tales, alias storie criptiche e misteriose. Questi limitati e brevi episodi vi racconterò in ordine cronologico una serie di fatti strani, criptici, insoliti e surreali che mi sono capitati. È d'obbligo fare una premessa dicendo che io non consumo superalcolici, sono astemio, non fumo né tabacco né robe strane, non faccio uso di sostanze stupefacenti. Mi reputo una persona razionale e pragmatica, scettica, la classica persona che se non vede non crede, per dirla alla San Tommaso. Ho avvistato 3 fantasmi e 2 UFO. In queste 5 puntate vi sintetizzerò le vicende in dettaglio. A voi queste narrazioni appariranno non reali e non misurabili, ma per me sono stati eventi reali e misurabili. Il perché lo conoscerete alla fine di ogni puntata. Siete liberi di ritenermi un testimone attendibile o meno. A me di cosa pensate non frega niente. Non vi sto vendendo niente, essendo il file in copyleft. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Weird Tales. Allora, il 12 di settembre 2020, quindi proprio poco tempo fa, dalle 21.40 alle 23.55 ho fatto skywatching. Ero ad una quota di 772 metri sopra il livello del mare, in un posto con latitudine 43.46.32, latitudine nord, e longitudine 11.50.24 est. Intorno alle 22 ho visto qualche piccola meteoro e spazzatura spaziale in rientro balistico. Poi ho sentito alcuni bramiti di cervi e vari cani che abbaiavano. E sin qui niente di particolare. Alle 22.40 circa è sorta una stella ad est, era particolarmente luminosa. Guardandola ad occhio nudo avevo come l'impressione che danzasse, spostandosi a destra o a sinistra, in alto, in basso, in avanti, diventando più luminosa, ed indietro diventando meno luminosa. Era probabilmente un effetto ottico causato da turbolenza dell'atmosfera. Tuttavia sono andato a prendere il mio binocolo, un Hoya 8x30, ed ho osservato la stella per 10 minuti. Questo fenomeno si notava ancora di più con la presenza del binocolo. Però diciamo che non ho dato molta importanza alla cosa, anche perché poi salendo di quota la stella, che gradualmente saliva nel cielo con un'inclinazione di circa 30 gradi, gradualmente questo fenomeno andava a sparire, e di conseguenza ne ho desunto che man mano che saliva di quota la turbolenza in atmosfera era minore. Intorno alle 23 verso sud-est è diventato visibile, andando sopra le creste degli alberi, una grossa luce in cielo. Sicuramente era un pianeta. L'ho guardato con il binocolo Hoya 8x30. Era grosso, era vagamente giallastro. Mi ho desunto che fosse probabilmente Giove. Tra le 22.40 e le 23 non ho guardato l'orologio dopo l'accadimento di questo evento che adesso vi sto a descrivere, perché non ho dato particolarmente importanza alla cosa. È passata appunto una stella cadente, apparsa dal nord e diretta a sud, di moto rettilineo veloce. Ha lasciato all'improvviso prima una piccola scia bianca e poi l'oggetto si è incendiato di bianco sino a scomparire. Non ho udito rumori. La luce bolidare era grande come una capocchia di un fiammifero, ed in effetti il pattern che la luce bolidare ha descritto è stato un po' come se qualcuno avesse strusciato sul cielo un fiammifero. Niente di particolare. Alle 23.05 ad est, in alta quota, è apparso dal niente una grossa luce bianca molto intensa, grande quanto approssimativamente mezza capocchia di una vite a stella.
quelle che si usano per la mobilia. L'oggetto di moto rettilineo uniforme e verticale era luminoso e silenzioso, e come precipitato verticalmente dall'alto verso il basso, sparendo dietro il monte di Tramignone. L'evento è durato circa 3 secondi. Ho avuto la prontezza d'animo di enumerare per 1000, 1001, 1002, prima che la luce sparisse dietro al monte. Non saprei dire se l'oggetto bolidare fosse stato realmente a bassa quota ed il bolide poi è precipitato o dissoltosi in aria dietro al monte nei pressi della strada provinciale 214 che scorre dietro al monte, oppure se l'oggetto era ad una quota più alta, molto più alta, ma ha descritto una traiettoria lineare calante in direzione di Forlì. Non ho udito alcun rumore, sospetterei quindi che l'oggetto fosse in alta quota e quindi si dovrebbe essere molto probabilmente un oggetto bolidare, quindi una meteora o un bolide. Alle 23:20 è apparso all'improvviso ad est, poco distante dal monte di Tramignone, una grossa luce bianca veramente molto intensa, grande quanto una moneta da un centesimo. Ha descritto una traiettoria lineare da sud verso nord. La luce bolidare di forma vagamente ellissoide, bianchissima, si è accesa all'improvviso nel cielo e transitata verso nord, in completo silenzio, di moto piuttosto veloce, passando sopra il monte di Tramignone. Quindi si è spenta la luce, ma non si è eclissata dietro i monti, però si è proprio spenta ancora prima che i monti poi la celassero. Sorpreso ed un po' impaurito, data la forma e il colore, non ho avuto, a dire il vero, la prontezza d'animo di enumerare per mille, ma stimo che l'evento non sia durato più di 5 secondi. La luce bolidare, veramente molto grande e luminosa, apparsa grande quanto una moneta da un centesimo, mentre transitava sopra i monti, mi ha dato la netta sensazione che la sua forte luminosità avesse persino rischiarato per pochi istanti le vette del monte di Tramignone. Come vi ho già detto, la luce bolidare era di forma ellissoide, vagamente ellissoide, bianchissima, veramente molto bianca, con un bianco con un'alta temperatura di Kelvin. Non ha fatto rumore, ha mantenuto una traiettoria lineare di moto costante, non ha emesso oggetti luminosi, non si è fermata, non ha fatto virate, non ha fatto cambi di direzione, non ha fatto zigzagamenti. Il moto balistico era compatibile con quello di un bolide, ma non ha udito rumori e soprattutto la luce era talmente intensa che appunto la sensazione che avesse rischiarato, come fa la luna, i contorni e le creste del monte di Tramignone è stata netta e nitida. Questo mi ha fatto ritenere che l'oggetto fosse a bassa quota e non ad alta quota, e non saprei veramente spiegare come mai non ho udito alcun rumore, soprattutto perché l'oggetto è sparito spengendosi come una lampadina, mentre invece mi sarei atteso che l'oggetto si fosse, o perlomeno avesse dato l'impressione di spezzarsi o frammentarsi in altri piccoli pezzi. Escluderei le classiche luci da discoteca, per quanto appunto a Badia Pratalia vi siano locali con luci da discoteca. Questo in quanto la luce bolidare pareva avere massa, era una luce molto intensa, non si vedeva il cielo nero scuro dentro al corpo della luce e non c'erano trasparenze. L'oggetto pareva avere proprio una massa, non c'erano nuvole, ossia lo sfondo essenziale per dare corpo e luminosità ai riflessi dei proiettori delle discoteche. Inoltre ho avuto appunto la sensazione chiara e netta che le vette del monte fossero state rischiarate dalla luce che transitava sui profili neri che emergevano da un fondo blu scuro pieno di stelle. I profili dei monti sono diventati più chiari, come se fossero stati schiariti dalla luce di un plenilunio, cosa che farebbe appunto propendere per il fatto che l'oggetto avesse massa e volasse a bassa quota. Applicando la regola del dito,
L uguale a B per 25 con L uguale a 1000 metri più o meno di distanza in linea d'aria, quindi AB è uguale approssimativamente a 40 metri. Niente bang sonico, l'oggetto è apparso e poi scomparso, come le luci di una lampadina quando si accende. Questo riprende un po' la fenomenologia S. Dahlem. Forma ellissoide, quasi discodale, grossa luce bianca molto intensa, bianco ad alta temperatura di Kelvin. Si stima, quindi io stimo, un oggetto di 40 metri. È veramente troppo grande per essere un meteorito o un bolide. Direi che l'evento bolidare delle 23:20 è veramente, o perlomeno somiglia tantissimo ad un UFO. Peccato che l'evento ufologico non sia reale e non sia misurabile, perché non c'erano altri soggetti a testimoniare l'evento. Dopo l'evento, i cani delle case dell'altra parte della piccola valle hanno iniziato ad abbaiare per circa 5 minuti. Non ho udito né prima né dopo né durante, alcun bramito di cervo. Mi riesce un po' difficile pensare che dall'altra parte del costone, dove ci sono case e villette, dei cani possano aver visto l'oggetto, dato che in prospettiva, dal mio punto di vista, la luce bolidare appariva oltre la vetta del monte di Tramignone, mentre le case, dove presumibilmente provenivano i latrati dei cani, erano site più a valle, non avevano ben difficilmente visibilità, probabilmente visibilità sulla vetta del monte di Tramignone, che giace alle loro spalle e che è coperto dalla vegetazione. Ora, i latrati dei cani potrebbero essere spiegabili anche con l'eventuale presenza di cervi o cinghiali, e quindi io non starei a collegarli in relazione alla luce bolidare anomala osservata intorno appunto alle 23:20, che ovviamente, tirando le somme, assomiglia moltissimo ad un UFO. Ciao, alla prossima.